Ciao, questo è Electric Boom. Electric Boom, uno youtuber, se così lo vogliamo chiamare, che non vuole affatto essere simpatico, perché sforzarsi? Siamo qui per fare un altro supatuba. Un po' che non facciamo un supatuba ed era ora di fare un supatuba. Ma questo supatuba di speciale cosa avrà? Che lo faremo in live. Perché in live? Beh, per due motivi. Uno, perché voglio spingermi a fare i supertuber in minor tempo. Cioè oggi vorrei fare una sfida con me stesso, cercare di fare ed editare il supertuber in un unico giorno, cosa che di solito non sono mai riuscito a fare. Punto 2, rendere ancora più partecipi voi o chi vorrà partecipare alla live, dare suggerimenti su pose, abbigliamento, cose eccetera. Ma io inizierei la live. Inizio live tra 3, 2, 1, boom! Bene, per il supertuber questa volta nelle votazioni di voi carissimi Mastica Brodini, vince dell'Arts di poco contro Space Valley, che ripeto non farò perché, anche se vincono, sono un gran gruppo di persone. Fossero due le coppie, ok, si fanno. Fossero un trio, facciamo un grande sacrificio, la facciamo. Ma un gruppo numeroso come Space Valley sarebbe come martellarsi le palle da solo e fare un supertuber che ci metto fondamentalmente 2 settimane e non va bene. Per quanto riguarda il super, se supereroe o super cattivo vince alla grande, 76% il super cattivo e il potere ipnosi con design di Polywhirl. Quindi chiudiamo qui, abbiamo le nostre immagini di riferimento, 3 The Lars e un Polywhirl, e adesso iniziamo anche grazie ai suggerimenti della chat qui presente. Lo farei o con le mani avanti tipo così, wow, capito? Una roba tipo mistica. Aspetta, devo starnutire, oh mio Dio, no. Ok, sto meglio. Quindi qui il polso sarà piegato. Vedete come faccio le dita abbastanza piatte quando faccio una prima bozza della mano? Mi aiuta a capire per bene la proporzione e la direzione delle dita. Qui ci sarà appunto il manubrio. Qua l'altra spalla, un'altra spalla. Petto bello in fuori. Facciamo una posa bella dinamica, signore. Falla come Russell Crowe! Perché o qui posso fare le gambe chiuse, che fa molto epico. Anche molto sexy, devo dire. Sexy ci piace, signori. Sexy ci piace. Come se stesse fluttuando. Questa è una bozza iniziale. L'altra mano la potrei fare sempre davanti così, per capirci. No? Che però forse ci sta male. Quindi potrei farla con la direzione verso di noi. Quindi adesso vado a definire meglio la posizione del viso, che deve guardare un po' in alto. Sternocleidomastoideo, il muscolo che mi entra dentro. Qui il manubrio sarà bello. Sì, il manubrio. Il trapezio sarà bello alto, perché avendo le braccia in alto lo tiro il trapezio. I Spicy Boys, il gruppo con T.R. Eren, fanno tech. Tano, Tech, MFL, eccetera. Ah, sono un gruppo, si chiamano Spicy Boys. Davvero? Ci sta. Il peperoncino è il simbolo degli Spicy Boys. È meglio con le gambe aperte, però mi piace così, fa un po' sexy scemo. Mi piace in realtà, no? Lui ha un naso bello deciso, ma non è neanche così gigante. Vedete come lo vedo un po' dal basso il naso? A parte che lo potremmo fare anche con gli occhialoni da sole. Proviamo prima con gli occhi normali. Sopracciglia belle arrabbiate, belle inarcate. Lui è un super cattivo, ricordiamocelo. Quindi dobbiamo farlo bello cattivo. Perché dopo me ne scordo, lo faccio carino e simpatico e non va bene. Sai che lo facciamo con la bocca aperta in questo modo. Così, esatto, così non mi dispiace. Dobbiamo stare belli attenti per il viso, che è appunto bello grande. Fammi pensare, allora, lui ha un bel capellone voluminoso forte. Un po' troppo voluminoso, come l'ho fatto io. Ma ok, che si dice in chat? Che capelli voluminosi che ha Dlarz. Proprio tanti. Ha proprio tanti capelli Dlarz. Beato lui. Adesso il costume, signori. Ragioniamo sul costume. Occhiali per non cadere nella sua stessa ipnosi. Cioè per non auto-ipnotizzarsi. Cioè praticamente lui ha pompato solo. Cioè lui ha pompato ovunque, ma comunque si conserva la panzetta. Che a alcune donne piace la panzetta, no? Quindi lui dice, io voglio essere bello per le donne. Fai occhiali con la spirale di polvo, il costume alla Doctor Strange. Addirittura con proprio il mantello, robe così. Allora, innanzitutto mi piace il suggerimento che erano proprio i guantoni alla Polywhirl. Ha questo ditone grande un po' alla Mario, ma sono i guantoni che gliele fanno venire in realtà così. Fatemi un po' specchiare tutto per vedere se sono errori anatomici o robe simili. Perché io qualcosa già vedo. Oh, belle le canzoncine che ogni tanto scegliete.
e non troll per niente. E all'interno della lente ci sarà la spirale, quella è l'idea. Cioè, è il tipico cattivo che perde tutta la sua serietà non appena lo guardi, comunque sia. Noi adesso sulla panza dobbiamo fare il cerchio da Poliwhir, ma lo facciamo circolarissimo proprio sulla panza, direi, no? Sì. E questa è la sua mitica panza. Qui lo possiamo fare con una catenina, signori, che è un po' sollevata per aria, visto i poteri semi, telecinetici, non lo so. E da questa catenina ci ha attaccato un peperoncione, signori. Perché appunto fanno parte degli Spicy Boys, quindi dobbiamo dar merito a chi ce l'ha suggerito. Ma che volete su... su sti capezzoli, non ho capito. Volete altre cose sui capezzoli così? Cioè, stiamo scherzando, spero. Perché qui il design inizia a diventare davvero esagerato e complesso. Oh, a questo punto glielo facciamo pure sul pacco e abbiamo risolto. Sulle ginocchia, perché no? Perché tanto questo è il risultato, guardate che magia. E già che ci siamo, sulle guanciotte. Ha senso secondo voi? Chisuko? Pronto. Salve, è arrivato il mio salvatore. Madonna, addirittura. Il mio salvatore. Così male. Oh, bello, stai facendo Jontron. No, assolutamente, però. Lui prenotizza, quindi da qui in poi io farei semplicemente grafiche, cose che più o meno fanno pensare all'ipnosi. Immaginatevi se io faccio dei cerchi. Allora, sai chi sembra disegnato così e basta, senza aggiungere altro? Chi? Sembra Tingle, quello di Legend of Zelda. Quello di tutto strano che dice di essere una fata. Oh, Dio, davvero? Così che sembra che c'ha una tuta super aderente, sì. Cosa devono essere quei cerchi? Il potere che viene sprigionato, che ne so. Che potere è, scusa? È ipnotizzare, però... Ah, ok. Ha una manifestazione fisica, no? Comunque, io arrivo subito, faccio una pausa molto veloce. Ok, adesso che Peo non c'è, dai, quando il Peo non c'è i polli ballano. Ballate. Quindi, venite qui spesso o... Ok. Comunque abbiamo scoperto tutti insieme che faccio schifo intrattenere da solo, perfetto. Davvero? Bene signori, abbiamo finito lo schizzo di The Lars, abbiamo optato per questo design molto semplice ma efficace, quindi un pigiamone super attillato che è letteralmente la pelle di Poliwhir, ha sulla pancia il cerchio ipnotico, i guantoni alla Poliwhir e ipnotizza anche dal suo pancione, dovremmo far uscire i cerchioni ora che ci penso, e ha al collo, come suggerito in live, questo peperoncino perché fa parte degli Spicy Boys, così chiamati, famosi e ormai riconosciuti in tutto il mondo, almeno in questo paese, come gli Spicy Boys. Direi di iniziare l'inchiostrazione ora. Dalla panza. Allora, Marco Bilus dice di farlo in costume da bagno e cerchi farli diventare dei divieti, che è un meme del suo canale. Il divieto, dicono, tipo quello che c'è nelle carte di uno. Ecco cosa intendevano prima quando dicevano i divieti di uno. Dicevo, in che senso i divieti di uno? Che c'è un uno con una X sopra. Ok, andiamo avanti, non perdiamo poi, troppo tempo. L'originale Furry è c'è Lucario. No, l'originale Furry è Robin Hood, quello della Disney. Boh. Cerca un po' su Google, The First Furry. Bionda, occhi azzurri. Azzurri! Ma non sa cucinare. Non sa cucinare. Come gli ho detto, spostati. Invece, allora, io sono un po' deluso dal doppiaggio della Mediaset di My Hero Academia per alcune ragioni. Vai, ragione numero uno. Hai presente che la Mediaset non vuole mai dire la parola muori, morte, cose del genere? Sì. Su Dragon Ball si sente sempre, ce ne siamo sbarazzati, è andato all'altro mondo, non lo rivedremo per un bel po', eccetera. E Bakugo, che dice sempre shine, adesso dice, mi fanno dire soltanto, sono infuriato, e vabbè.
Bene signori, eccoci qui con l'inchiostrazione finita e i cerchi e i divieti che abbiamo aggiunto poi, mettimi a fuoco per favore, su suggerimento della chat che conosce molto meglio dell'Arz di me, dicono che un meme, il divieto della carta da 1 nei suoi video, quindi l'abbiamo messi alla fine di questi cerchi ipnotici che in realtà sono delle X adesso ma temporaneamente saranno come il divieto delle carte da 1. I divieti, queste onde qua saranno fatte direttamente a colore perché devono essere un po' fluttuanti e trasparenti, direi. Ma io direi di non perdere altro tempo e di proseguire con questa live che è ancora in corso e ancora non ho mai smesso di disegnare, perché oggi è l'inizio e lo finisco, signori. Pronti? Via! Bene signori, abbiamo finito qui il nostro The Lars, che è semplicemente fabulous e fabulous perché è super sberluccicoso e emana lucida da tutti i pori, sberluccica, come si dice da me, anche il peperoncino che ha come collana. Le onde alla fine, le onde ipnotiche alla fine finiscono in questo segnale di divieto in quanto meme del suo canale, e poi un'aura intorno. Sono stato, allora ci ho messo, secondo la live, a fare questo disegno 2 ore e 25 minuti. Questo vuol dire che se mi mantengo sintetico, se sto attento a non esagerare con i dettagli sia a livello di design sia a livello di colore, è un lavoro che si può fare anche più efficientemente. Certo, so che fa piacere ogni tanto vedere il disegno quello proprio extra epico che ci metto 8 ore a farlo, però questo mi sembra un ottimo compromesso. Io sono molto soddisfatto sia delle luci, delle ombre, dei colori, di tutto. Andiamo ad aggiungere Dlarz allo sfondo finale, a schierarlo vicino ai nostri cattivoni, insieme ai nostri cattivoni. Non mi si apre il file. Pensate quanto è pesante questo sfondo che ci mette sì e no 40 secondi ad aprirsi, forse di più. Non è normale. Mamma mia, quanta gente! Quindi qui, tra i cattivoni, ci andiamo a buttare un Dlarz. Dove ti metto, caro Dlarz? E in prima linea, Dlarz, sarai tra i primi a morire, probabilmente. E la mia telecamera ha smesso di registrare. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa.